A Videotop è tempo di magia, con noi Alex Bettinaroli. Ciao Paolo, ciao a tutti gli amici di Videotop. Ecco qua la nostra scatola. La magica scatola per creare momenti imperdibili grazie a... una bustina. Ah, vedi. Questo tecnicamente si chiama pocket trick, nel senso che è un trucchetto che sta in tasca. Si useranno solo poche carte, Giovanni, se ti avvicini bene che si vedano. Sono le quattro donne. Le donne di un mazzo sono due rosse, due nere, cuori quadri, fiori picche. Le lasciamo a faccia in giù. Qua, sul tappetino, non le toccherò più. Ok. Adesso ti chiedo di seguire tutte le mie istruzioni. Va bene, sono concentrato. Invisibilmente, sfila da questo mazzetto, invisibilmente, due donne. L'importante è che siano dello stesso colore, o quelle rosse o quelle nere. Lo devo dichiarare prima? No, sfilale. Attenzione. Invisibilmente, una e due. Sono rosse o nere? Guardale. Nere. Nere, le gettate già, sì, è venuto sì, distinto. Sì, sono rimaste le due rosse nel mazzo, quindi quella di cuore e quella di quadri. Prendine una e gettala. Via, qual è che hai gettato, di cuori o di quadri? Di quadri. Di quadri. Questo porta a dire che qui resta solo la donna di cuori, giusto? Prendila, capovolgila e rimettila nel mazzo. Idealmente? Sì, sempre invisibilmente. Prendo, capovolgo. Molto bene. In tutte queste azioni io ti ho lasciato la libertà assoluta di scegliere le rosse, le nere, quella di cuori, di quadri, ma se tu guardi bene, effettivamente all'interno di questo mazzo che abbiamo visto prima tutto a faccia in giù, la donna di cuori è realmente capovolta, ma sapevo che avresti scelto questa carta e infatti è l'unica ad avere il dorso rosso. Ma ero talmente convinto della tua scelta che le altre donne non le ho nemmeno portate. Livello. Bravo Paolo. Estasiato. Ci vediamo la settimana prossima. A Videotop. Ciao.